Ostia per fare i punti, perché l'acqua e sapone non è certo quella che abbiamo visto nel corso delle ultime giornate, in particolare con il Grassano, dove addirittura si è trovato a un certo punto sotto di 5 reti. Sì, poi l'ha recuperata col portiere in movimento, col portiere in movimento ha recuperato tante partite Bellarte, che evidentemente non trova la quadra per un gioco che non sia quella del power play. Vediamo, insomma, oggi io sono convinto che Lidio potrebbe mettere in difficoltà dal punto di vista agonistico l'acqua e sapone. Intanto Inservienti sul parquet, si asciuga il parquet, perché adesso perfetto, si può iniziare, prima circolazione di palla a favore dell'acqua e sapone. E allora viviamo in diretta questa partita della decima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. È la decima giornata, turno infrasettimanale, acqua e sapone che deve risalire la classifica. E ci prova subito Ghi. Pallone che si smorza sul fondo, l'aveva detto prima della partita, sarò protagonista. Ha iniziato bene, eccolo, cercare di eludere il portiere avversario e poi andare alla conclusione. Qui subito buttano via il pallone i giocatori pressati del Lido di Ostia. Dirige il confronto Manzione, arbitro internazionale, lo andiamo a sottolineare giusto così. Pallone intanto fuori perché Nicologi non sfonda centralmente, palla che finisce fuori, rimessa laterale, sì, ma a favore del Lido di Ostia, subito un errore, riparte con la sua velocità Ghi, non riesce a fermarlo Barra, si torna indietro da Murillo, circolazione di palla ancora acqua e sapone, poi la grinta del Lido di Ostia che ritorna in possesso, ottimo il lavoro difensivo da parte di Rocha. Per il momento comincia bassa l'acqua, il Lido di Ostia non vuole rischiare tanto. Qui c'è Barra fermato, potrebbe ripartire l'acqua e sapone, poi Murillo sceglie la soluzione di forza calciando addosso agli avversari, guadagna una rimessa laterale. A noi non piacciono questo tipo di soluzioni perché insomma sono sempre poco eleganti nei confronti degli avversari, però al di là di questo ha scelto la soluzione di forza. Andiamo a seguire Ghi, uno contro uno. Ghi sceglie il passaggio all'indietro. Nicologi allarga sulla destra. Palla poi centrale per Ghi. Prova subito, ancora una volta. Vista la deviazione, si riprenderà così con un angolo da sinistra a favore dell'acqua e sapone. E possiamo apprezzare nuovamente Ghi, che è sicuramente il giocatore che è partito meglio in questo confronto. Sì, devono fare qualcosa in più dal punto di vista della ricezione, devono pressare più il portatore di palla, altrimenti Ghi diventa immarcabile. Ancora palla all'indietro, pronto Nicologi, scarico all'indietro per chi? Per il grande Mammarella, giocatore che, inutile sottolinearlo, è entrato già nella leggenda del futsal mondiale. Murillo, Calderolli, nuova circolazione acqua e sapone, non forzano i tempi, possono andare a conclusione dal centro. Ancora Nicologi, ottimo il suo lavoro, poi Ghi all'indietro, scarico per Calderolli. Altra conclusione importante, ma si riprenderà con il Lido di Ostia in possesso. Ha preso in mano subito la situazione dell'acqua e sapone, sta pressando forte e soprattutto sta chiudendo nella propria metà campo il Lido di Ostia, che non riesce ad uscire. Acqua e sapone che ancora vedete con quale grinta Capitan Murillo va a lavorare un pallone che poi cede centralmente a Calderolli. Calderolli si accentra, ancora lo scarico per il numero 8 e poi arriva una conclusione debole da parte del numero 9, casa acqua e sapone. Riparte Rocha, non c'è il controllo sulla destra da parte di Motta. Allora rimessa laterale, ancora acqua e sapone. I primi suggerimenti da parte di Massimiliano Bellarte, che più tardi ascolteremo anche ai nostri microfoni in occasione dei time out. Nicologi, Murillo, si va centralmente, potrebbe arrivare una conclusione di Murillo. Calderolli di forza su Barra, l'esperienza dei giocatori dell'acqua e sapone. Ancora Calderolli, ricordiamo che l'anno scorso Lido di Ostia giocava in Serie A2. Però hai sottolineato giustamente che Roberto Matranga è uno degli allenatori più preparati a livello nazionale. In assoluto, lo reputo veramente uno dei migliori. È per questo che dico che può fare qualcosa
il Lido di Ostia, anche se mi sembra che ha cominciato abbastanza male, in grande difficoltà dal punto di vista della tecnica, non riesce proprio ad impostare. Porta palla l'Acqua e Sapone, lo fa da destra, tornano su Murillo centralmente, Murillo non forza la giocata, si torna da Ghi, si deve accentrare, poi sbaglia il passaggio sull'attacco dei giocatori avversari. Riparte così il Lido di Ostia, lo fa sulla destra, nuovamente in possesso l'Acqua e Sapone. Lido di Ostia non riesce a mantenere il possesso sempre sugli attacchi, sul pressing degli avversari. Adesso però torna ancora a fare gioco il Lido. Palla sulla destra, per Motta, la sua velocità, spostato da Calderolli che guadagna anche il possesso palla per i suoi. E Bellarte dice voglio una squadra più aggressiva. Sì, abbastanza, aggressiva abbastanza. È la prima volta che riescono a mettere un po' in difficoltà l'Acqua e Sapone, i giocatori del Lido di Ostia. Vedi qui buonissima la pressione di Barra che non consente la ricezione a Ghi. Suggerimenti anche di Roberto Matranga, in particolare a Barra. Barra chiamato a uscire in caso di nuovo possesso, di andare ad attaccare Murillo. Lo vuole più alto il capitano. Murillo, Calderolli. Ancora Murillo in parallela per Nicologi. Nicologi che va anche a una nuova rimessa da destra, mentre Mammarella molto attento segue la manovra del Lido, dell'Acqua e Sapone. Acqua e Sapone che riesce a mantenere il possesso grazie a Ghi, poi Murillo fa una cosa che non piacerà senz'altro a Bellarte, cioè va a perdere il pallone forzando la giocata. Fallo sì, ma a favore dell'Acqua e Sapone, quindi punizione per i giocatori oggi in maglia bianca, azzurra e nera. Qui ha fischiato il fallo di mano, non ha ravvisato un fallo a favore per Gattarelli e fino adesso si gioca e Manzione non fischia praticamente mai, giustamente fa giocare. C'è un metro di giudizio che va per tutte e due le squadre. Seguiamo ancora l'Acqua e Sapone. Perdono palla. Allora Motta non trova la collaborazione dei compagni, si arrabbia in questo caso perché avrebbe voluto un Rocha più alto. Sì, però l'aggressività dell'Acqua e Sapone è tantissima ed è difficile giocare con una squadra così aggressiva e così alta. Intanto entra anche il numero 3 Esposito in casa Lido di Ostia. Sì, soprattutto molto aggressiva ma anche molto tecnica. Abbiamo seguito ancora Murillo, mentre è pronto Coco Wellington che dà il cambio proprio al capitano dell'Acqua e Sapone. Giocati, come vedete, da giocare meglio, meno di 15 minuti nel corso della prima frazione. Riparte Lido di Ostia in velocità, non arriva il pallone d'un soffio su Motta, ma questa era una buona ripartenza per la squadra di Matranga. Sì, Esposito si è spossessato il pallone troppo presto, doveva puntare meglio, avvicinarsi alla porta, erano in superiorità numerica, invece poi lo scarico addirittura troppo forte qui dalla parte opposta. Però buono lo schema. Calderoni. Ancora il numero 9 che cede al neo entrato Coco Wellington. Ghi all'uno contro uno, si accentra, va alla conclusione, prova in questa circostanza a sorprendere Di Ponto. Si può ripartire da Mammarella con Coco Wellington. Calderolli esulito, ha allargato il gioco sulla destra, ancora Calderolli. Coco Wellington prova profondo per Esulito. È buona l'iniziativa dell'Acqua e Sapone che non trova ad un soffio il gol del vantaggio. È andata a recuperare un pallone impossibile di Esulito, poi con la collaborazione di Calderolli hanno fatto questo scambio, bravo. Grande giocata questa. Grande giocata nello stretto dell'Acqua e Sapone. Nicologi, palla sul sinistro, murato da Motta in angolo. Ma difficile resistere a questo forcing continuo da parte dell'Acqua e Sapone. Deve mettere il muso fuori il Lido di Ostia che sta giocando troppo basso. Lo vedo piuttosto preoccupato Roberto Matranga in queste fasi perché Lido di Ostia non riesce ad attaccare la porta avversaria. Qui adesso ci ha provato con una conclusione sì potente ma sicuramente non precisa Calderolli.
riparte ancora Di Ponto, fa ripartire il Lido di Ostia da sinistra. Chiesto un time out, tra poco andremo sulla panchina di Roberto Matranga ad ascoltare le parole dell'allenatore del Lido di Ostia. Ragione, perché la squadra non sta facendo bene il suo lavoro, chiaramente vuole rivedere prima che succeda qualcosa degli atteggiamenti difensivi. Calderoli, l'uno contro uno, Calderoli porta a spasso l'avversario, ancora Calderoli prosegue nella sua azione e poi riparte il Lido, lo fa da destra, protezione ottima di Coco Wellington su Esposito. Esulito, ancora Coco, si allarga e riceve Calderoli, si torna centrali, prova a dare profondità alla squadra Nicologi. Calderoli, arriva la conclusione potente di Coco Wellington che guadagna la rimessa laterale da destra. Sì, bello lo schema, però troppo calciato, troppo lontano, poi troppo pulito. La conclusione di Ponto, non ha difficoltà a mettere la palla in fallo laterale. Ancora Nicologi ed è un assedio ormai da parte dell'Acqua e Sapone. Lido di Ostia in grave difficoltà. E Matranga che spera che di poter arrivare al time out sullo 0-0. Attenzione alla palla alta qui. Nicologi. Salta netto l'uomo. E poi a suo giudizio doveva essere una punizione fuori dall'acqua a Sapone, così non è. È il momento del time out. Andiamo allora a sentire le parole di Roberto Matranga sulla panchina del Lido di Ostia. Uscite su palla ferma, non voglio mai l'imbucata in mezzo. Anche se il giocatore sta in mezzo, non voglio mai l'imbucata in mezzo, perché loro anticipano e se anticipano partono bene. Dobbiamo uscire sempre per vie laterali, anche a costo di non vedere il giocatore. Mettete la palla sul laterale e chi sta davanti sa che la palla deve andare là. Prima cosa. Seconda cosa, non forziamo, non anticipiamo le giocate. Giochiamo a due tocchi, loro marcano le linee di passaggio, quindi è normale che se la giochiamo di prima loro magari vanno sull'intercetto e se vanno sull'intercetto parte il contropiede molto più facile. Ok? Terza cosa, dentro la metà campo dobbiamo chiudere le diagonali e dare pressione al portatore di palla anche arrivando a un metro senza attaccarlo, ma gli dobbiamo dare pressione, altrimenti loro la mettono sempre. Posso dire delle parole di un insegnante di calcio a 5, Massimo? No, io dico questa si chiama lettura della partita, perfetto, perfetto, perfetto. L'avevamo un po' sottolineato che dovevano mettere più pressione sulla palla per evitare ghi. Poi giustamente c'è il rischio della ripartenza centrale e se ne. Insomma, tutte cose giuste, ha sottolineato le cose più giuste in assoluto. Devono giocare cercando di evitare di farsi anticipare nell'intenzione di passaggio. 13 minuti ancora da giocare nel corso della prima frazione di gioco, si rimane sullo 0-0 tra Lido di Ostia e Acqua e Sapone, Città Sant'Angelo, in questa decima giornata del campionato di Serie A di calcio 5. Questo è il turno infrasettimanale con Ghi che prova ancora per l'Acqua e Sapone, un'Acqua e Sapone che in questi primi minuti di gioco ha dettato legge al Pala di Fiori. Riparte però, è giusto così, bravissimi i giocatori del Lido di Ostia, in particolare Capitan Barra che mette il pallone fuori perché è rimasto a terra un giocatore che andiamo a rivedere adesso tra poco. Vedete questo contatto, rimane a terra proprio Ghi. E quindi viene soccorso il giocatore dell'Acqua e Sapone, giusto mettere fuori il pallone, massima sportività. Sì, non c'era fallo, però è arrivato uno scontro dopo che aveva preso il pallone il giocatore dell'Ostia, però correttissimi, hanno messo fuori il pallone. E adesso restituiranno il pallone e scatterà l'applauso qui del Pala di Fiore. E comunque Ghi l'avevamo visto la volta scorsa col Pesaro giocare molto bene spalla alla porta, oggi ci sta dando dimostrazione anche fronte alla porta. Seguiamo Barra, scarico all'indietro, provano a forzare ancora la giocata quelli del Lido di Ostia, che devono però stare attenti alle ripartenze
dell'Acqua e Sapone. Vedete come, che pressing adottano i giocatori di Bellarte a tutto campo, mentre sul parquet c'è anche il numero 22, Lutta, sulla destra, eccolo che riceve per il Lido di Ostia. Barra Esposito guadagna una rimessa a Roccia. Vedi subito come hanno subito messo palla sulla parallela, come ha chiesto Matranga. Stretti ancora all'indietro sulla marcatura. Poi è buona l'iniziativa di Esposito, ma riparte Coco Wellington. Prende tempo. Murillo. Ghi. Grande recupero difensivo di Esulito qua. Era in inferiorità. Ancora il numero 11. Bravo Barra che gli soffia il pallone. Adesso Barra prova una conclusione, guadagna un buon angolo da sinistra. Lido di Ostia che prova a farsi vedere in avanti, mentre entra anche con la sua freschezza, la sua fisicità, Uenu in casa Acqua e Sapone. Corretta questa volta la transizione da parte di Barra, che però è stato contrato proprio all'ultimo. Colpo di testa di Murillo che fa ripartire i suoi. Uenu. C'è Roccia sulla sua strada. Esulito. Uenu. Ottima l'azione, non si perfeziona al momento della conclusione. Poi vedete la grandissima copertura di Coco Wellington su Barra che provava a salire sulla corsia destra. Vorrei sottolineare, dopo quasi mezzo tempo, nonostante un buon ritmo, zero falli da tutte e due le squadre, segno evidente che c'è un buon arbitro dentro al campo. E che le squadre sono corrette. Non è tanto il discorso di correttezza, è proprio il metro di giudizio che è importante. Coco Wellington. Murillo. Andiamo a seguire adesso Gattarelli, numero 4 del Lido di Ostia. Forze fresche sul parquet, riceve proprio lui. E poi guadagna anche la rimessa sull'attacco di Capitan Murillo. Pronto al rientro anche Calderoli in casa Acqua e Sapone, mentre c'è un'ottima azione del Lido di Ostia con Barra. Mammarella salva in angolo sulla ottima azione la ripartenza dei giocatori di casa. Bellissima giocata di Lutta, poi serve Barra, molto bravo Barra qui, ma molto bravo ancora una volta Mammarella che si oppone e mette la palla sopra la traversa. Si cambia il pallone, così chiede Mammarella. Sì, però non decide Mammarella, ma decide l'arbitro quando si cambia il pallone. Beh, ma sai, Mammarella con la sua personalità un suggerimento lo può dare. Non mi sembra che sia stato ascoltato, francamente. Ah, c'è il buco. C'è anche un problemino, come vedete, sul palo, sulla rete. Grazie al nostro Pietro Sollecchia in regia. Questo è Mammarella. E andiamo a seguire allora questo calcio piazzato a favore del Lido di Ostia. Palla all'indietro. Può ripartire l'Acqua e Sapone. Bravissimo Mammarella. C'era Uenu in ritardo. E Coco Wellington in avanti. Ancora Coco Wellington. Le finte di Murillo sulla destra. Uenu. Scarico per Wellington. Pallone messo fuori da Lutta. Si rimane sullo 0-0 con 10 minuti da giocare nel corso della prima frazione di gioco. Decima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, è il turno infrasettimanale. Lido di Ostia e Acqua e Sapone ancora sullo 0-0. Tanto rimessa laterale dell'Acqua e Sapone. Pronto Esulito, dal cambio a Uenu. Se è vero che l'Acqua e Sapone sta giocando meglio e comunque più pericolosa, è altrettanto vero che il Lido di Ostia cerca una partita alla pari.
Sta giocando con cuore, con fase difensiva molto attenta, chiaramente nella propria metà campo. Seguiamo la velocità di Esulito, buona la respinta di Ponto, poi arriva anche Nicologi in corsa con Gattarelli, è andato a contrare il giocatore avversario. Esposito pronto a rientrare con la sua maglia numero 3 nel Casa Lido di Ostia. Forze fresche sul parquet, decisione di Roberto Matranga che sta parlando adesso con Motta, sta dando indicazione al suo numero 11. Murillo, Calderolli, alto. Sì, qui calciato veramente da molto lontano, difficile. Riparte ancora l'acqua e sapone con Capitan Murillo. Pallone all'indietro per Calderolli, Esulito. Suggerimento di Bellarte, dobbiamo giocare con calma il pallone, cercare sì il gol del vantaggio, ma rischiare il minimo. Calderolli, Nicologi, Calderolli ancora, porta a spasso gli avversari. Esulito, Nicologi, Nicologi, palla sul sinistro, palo pieno. La velocità di gambe del numero 11 dell'Acqua e Sapone. Si è calciato in maniera impressionante, ha spostato il pallone fortissimo col sinistro come sa fare lui. Guarda, incredibile, in un secondo. Poi c'è stata anche la leggera deviazione di Esposito, che ha allargato un po' la conclusione, probabilmente sarebbe entrata la conclusione di Nicologi. Rimane il grande gesto tecnico del numero 11 dell'Acqua e Sapone. Calderolli intanto, Esulito, ha guadagnato l'angolo. Sì, qui malinteso tra difensori del Lido di Ostia che non hanno capito che c'era stata una deviazione e non sono andati a fermare il pallone nuovamente. Intanto riparte Lido di Ostia con questa azione in velocità. Già rientrati tutti i giocatori dell'Acqua e Sapone in rapidità. Motta. Ora scarico all'indietro, il lavoro di Roccia. Poi arriva una conclusione da sinistra con Mammarella pronto, attento a rischiare il meno possibile. Calciato bene, ma si fa vedere adesso Lido di Ostia. Calciato bene con potenza, però anche lui troppo pulita. Qui la conclusione Mammarella da quell'angolo difficile che prende il gol, che possa farsi sorprendere. Ancora angolo, fallo laterale, angolo. Andiamo a seguire, nuova opportunità per l'Acqua e Sapone. Basso c'è Calderolli di fronte alla nostra postazione, vediamo se sarà chiamato in causa da questa. Infatti è proprio lui che va alla conclusione, sporcata da Gattarelli. Coco Wellington chiama schema 5. Bellarte porta in avanti con le mani la squadra, dice dobbiamo dare ancora più profondità al nostro gioco. E seguiamo Calderolli, ancora Calderolli col sinistro, nuova rimessa laterale a favore dell'Acqua e Sapone. Acqua e Sapone che prova a schiacciare definitivamente all'indietro il Lido di Ostia. Lido di Ostia che invece è ripartito bene in occasione di due o tre circostanze, è andato anche a delle conclusioni interessanti. Altro problema con la porta, questa volta la porta difesa di Ponto. Pronto Esulito. Coco Wellington, grande conclusione, accarezza la traversa della porta avversaria, sorride, andiamo a apprezzare nuovamente questa conclusione, accarezza la traversa della porta difesa da Di Ponto. Lutta. Motta. Gattarelli sorpreso da questo pallone, riparte allora con la velocità Ghi, c'è Di Ponto sulla sua strada, ma c'è anche angolo a favore dell'Acqua e Sapone. Impressionante progressione di Ghi e poi ha calciato fortissimo per una volta. Palla buona, abbiamo rivisto ancora. Calderolli sbaglia tutto, sta un po' cedendo sotto il profilo fisico, la difesa del Lido di Ostia sta spingendo al massimo adesso l'Acqua e Sapone, è continuamente nell'area di rigore del Lido di Ostia.
insulito Coco Wellington. 7 minuti da giocare nel corso della prima frazione di gioco. Palla di Fiore di Ostia, Lido di Ostia e Acqua e Sapone Città Sant'Angelo sono sullo 0-0. Gattarelli. Qui fallo è netto a favore del Lido di Ostia, mentre rientra sul parquet Capitan Murillo, rientra anche Nicologi. Momento di difficoltà dell'Acqua e Sapone. Un'occhiataccia di Bellarte a Ghi. Ma finta bellissima da parte di Gattarelli, giustamente Ghi è caduto in trappola e poi dopo fallo, che secondo me mi dava anche il giallo, perché un fallo voluto Gattarelli sarebbe stato solo davanti alla porta. Sono d'accordo, fallo che avrebbe meritato il cartellino. Lo stesso Gattarelli prova a farsi vedere, sul pallone c'è Motta, arretrato proprio Gattarelli, dall'altra parte Rocha. Vediamo come usufruirà il Lido di Ostia di questo calcio piazzato. Lo schema direttamente in porta, Motta, c'è Mammarella, molto attento Stefano Mammarella come sempre. Questa è una parata complicata, palla bassa al centro della porta, rischi che il pallone passa sotto il piede. Classe 84, Stefano Mammarella, la leggenda del futsal italiano. Seguiamo ancora però Lido di Ostia. A questo punto adesso subisce le iniziative dei padroni di casa, con Roberto Matranca che chiama all'indietro Gattarelli. Poi ci sono le finte, il buon lavoro di Rocha, arriva a rimorchio Gattarelli, lo stesso Gattarelli in mezzo a due avversari, combatte alla fine. Possesso palla sarà dell'Acqua e Sapone, però ottimo il lavoro del numero 4 che provava a sfondare sulla destra. No, dal punto di vista fisico non ha nulla da invidiare, Gattarelli è un toro e riesce sempre a fare grandi battaglie dentro al campo. Calderolli, Nicologi e Coco Wellington. Murillo, Coco Wellington, Calderoni, Nicologi. Continue rotazioni, continuo possesso palla dell'Acqua e Sapone, non trova Varchi, ancora Nicologi, la finta, non rischia, provava a farsi vedere Calderoni. La velocità del giro palla dell'Acqua Sapone è ottima, però l'Ostia riesce sempre a chiudere le diagonali. Ancora Calderolli, sfondato bene sulla sinistra, ancora Calderolli, palla buona per Nicologi che poi cede a Coco Wellington la sua conclusione. Pericolosamente in avanti l'Acqua Sapone, anche se Bellarte non è ancora soddisfatto in pieno della sua squadra. Era stato fortunato qui Calderolli. Nicologi trova Motta, poi Murillo, proprio Motta fa ripartire la squadra. Il Lido di Ostia sulla destra con Esposito, c'è il rigore, c'è il rigore a favore del Lido di Ostia. Arriva anche il cartellino giallo per Murillo, andiamo a rivedere tra poco. Ecco l'azione, vedete, ottimo suggerimento, è arrivato il cartellino che credo sia però per Mammarella, non per Murillo. E credo che l'abbia fatto proprio Mammarella, sì. Col piede sinistro, ha alzato il piede sinistro, è stato anticipato. Grande, bella, bellissima azione qui, questa transizione del Lido di Ostia. E adesso seguiamo Rocha contro Stefano Mammarella. Ha sofferto fin qui il Lido di Ostia, adesso ha la possibilità di passare in vantaggio. Rocha. Lido di Ostia 1, Acqua e Sapone 0, a 5 minuti e 23 secondi dal termine della prima frazione di gioco. Esplode il pala di Fiore di Ostia. E qui adesso bellissimo rigore, ha calciato in maniera perfetta sotto l'incrocio di palle dalla parte opposta da dove era andato Mammarella. L'abbiamo detto, qui il Lido di Ostia è una squadra complicata perché gioca col cuore, partita lunghissima. L'Acqua e Sapone sta giocando anche bene dal punto di vista del giro palla, molto veloce, molto rapido,
non trova più la profondità con qualche accorgimento difensivo, ma Tanga è riuscito un po' a limitare. La partita è lunga, anche se dobbiamo dire di un Acqua e Sapone che arriva a questo confronto dopo il pareggio con CMB Grassano, il 7-7 di due turni Orsono e poi la sconfitta interna con il Real Rieti 4-5. In questo momento ancora sotto l'Acqua e Sapone, stavolta 1-0 con il Lido di Ostia. Per i romani sarebbe un risultato importantissimo in chiave salvezza. Partita lunghissima, fuori giusto questo pallone di Gattarelli, rimessa laterale fuori dell'Acqua e Sapone. Sì, poche proteste da parte del Lido di Ostia, molta concentrazione difensiva, questa difesa a metà campo con le diagonali sta fruttando a Matranga. Murillo. Nicologi. Adesso andiamo a gustarci la reazione dell'Acqua e Sapone. Vediamo cosa sarà a proporre la squadra di Massimiliano Bellarte. Ghi. Barra prova a far ripartire il Lido. C'è Murillo all'indietro per Nicologi, si allarga intanto Ghi, riceve Murillo, c'è dall'altra parte Esulito che può andare all'impostazione. Esulito, le sue finte e poi c'è un nuovo palo esterno per l'Acqua e Sapone. Sì, da quella posizione è difficile far gol. Di Ponto chiudeva bene il palo suo, non c'era proprio lo spazio. Murillo in anticipo su Barra. Esulito, fallo di Barra, punizione lì, punizione Acqua e Sapone, mentre cambia sicuramente la situazione dei falli, ne parleremo più tardi, anche se saranno poco importanti in chiave tiri liberi. Motta per Barra, Barra fuori sull'attacco di Mammarella, c'è deviazione. Qui occasione gigantesca per il Lido per portarsi sul doppio vantaggio. Seguiamo ancora Barra e l'uscita di Mammarella a salvare. Grande parata ancora una volta Mammarella. Barra bene anche nello stop a seguire, si era trovato solissimo. Lutta. Messa Acqua e Sapone. Credo che Roberto Matranga in cuor suo vorrebbe, insomma, farla finita qui. Tre punti importantissimi sarebbero per il Lido di Ostia. Non è difficile immaginare questo. Sta sognando, eccolo. Ma io penso che stia osservando attentamente la partita, conoscendo, sta guardando quello che non funziona. Attenzione. Ottimo lavoro di Motta. Poi chiede troppo. Calderoli. Calderoli allora. Da solo. C'è Gattarelli sulla sua strada. Si esaltano Rocha e compagni in panchina in casa Lido di Ostia. Possesso palla della squadra di Matranga, profondità di Lutta dove non c'è nessuno, quindi Calderone fa ripartire l'Acqua e Sapone con Nicologi. Ghi da solo in una selva di gambe. Gattarelli, Calderoli allora, Calderoli ancora e poi Esulito, puntata, riparte con Barra il Lido di Ostia. È un momento nevralgico del confronto. Torna in possesso ancora l'Acqua e Sapone con Mammarella che ha già ceduto a Nicologi. Poi Esulito. Palla sul sinistro. E qui arriva un'altra. Mentre c'è il time out e poi vedremo come proseguirà il confronto. Vediamo fallo di Gattarelli su Esulito, ma andiamo sulla panchina di Massimiliano Bellarte ad ascoltare le parole del tecnico dell'Acqua e Sapone. Oh, innanzitutto, prima di tutto, la punizione. Facciamo base, normale. Cina, qui, Ghi, Nico qua indietro e Coco si mette qua, va bene? Non c'è sostituito il Coco. Quindi incrocia e vieni qua per il calcio, Nico. Tocca o metti la palla qua a Coco. Uno. Secondo. Il fatto che dobbiamo giocare con loro che sono chiusi qua individuali non significa che dobbiamo tenere più. Il numero di tocchi fa sì che la palla viaggi più veloce. Quindi se faccio meno tocchi alla palla riesco a manovrare più velocemente, ma per fare meno tocchi alla palla devo essere in grado di fare questo. Passo. Passo qui e quindi devo essere
pronto a distaccarmi da lui dalla marcatura, e questo deve essere pronto a fare un gioco a due, ma il gioco a due deve essere tale che se questo è staccato lo punto e tento di mettere la palla qui per fare uno due, altrimenti palla qua e va indietro per mettere la palla dall'altro posto. Anche questa tecnica di calcio a 5, scuola calcio a 5, mentre noi andiamo a rivedere invece il fallo di Mammarella su Motta, il rigore calciato da Rocha, il vantaggio del Lido di Ostia, vedete l'esultanza del giocatore di casa, è un gol importante in chiave salvezza, anche se il confronto è lunghissimo. E adesso c'è questo calcio piazzato a favore dell'Acqua e Sapone con Nicologi che prende la rincorsa e poi cede, non cede affatto, va direttamente alla conclusione, era una finta quella di Calderolli. Riparte ancora sulla destra il Lido di Ostia, ottimo gioco di gambe di Motta che porta leggermente fuori però il pallone. Riparte allora Ghi per l'Acqua e Sapone. Questo per dire che nel time out ha fatto lo schema Bellarte, Nicologi ha calciato senza sentire nessuno. Succede spesso ai calciatori, ai calcettisti. Beh, ma succede dappertutto, però insomma dipende dalle situazioni. Gattarelli, attenzione. Andiamo ancora a vedere in presa diretta Matranga, si sta arrabbiando col suo numero 14 Rocha perché gli ha chiesto di dare la profondità alla squadra. Adesso Esposito. Mammarella fa ripartire ancora l'Acqua e Sapone. 2:20 il nostro cronometro da giocare nella prima frazione. Ghi. Calderon. E poi Coco Wellington. Sotto misura, Ghi, d'un soffio, non trova il gol dell'1-1. Lutta. Un minuto e 45 alla fine, gestione palla del Lido di Ostia. Gioca bene la squadra di Matranga. Seguiamo ancora i padroni di casa in avanti perché c'è una buona possibilità. Poi Ghi guadagna di forza la rimessa. Stanco, stanco a terra, veramente, molto stanco. Rocha. Lido di Ostia stanco perché difendere con questa intensità, con questa voglia, con questa caparbietà, e alla fine c'è un dispendio di energie notevole. Però sta facendo veramente una grandissima partita sotto il profilo della voglia e della tattica. Coco Wellington ha ceduto sulla destra, poi Ghi. Molto più sereno Matranga, non potrebbe essere altrimenti, a 1:20 dalla fine si trova in vantaggio 1-0, fine del primo tempo. Tanto il Sulito ha provato col suo sinistro. Nervoso. Calderolli, ancora alto, spreca una buona possibilità per i suoi. E così Lido di Ostia prova. Suggerimento in avanti per Motta. Calderone. Coco Wellington. Buono il lavoro di Cattarelli. Rimessa laterale a questa Sapone. Sì, è sembrato fallo di fondo perché era carambolata su Coco Wellington la palla, mi è sembrato. Invece l'arbitro concede l'angolo, era molto vicino. Coco Wellington. Calderone. Il Sulito con la sua velocità. Incredibilmente Ghi non trova il pallone. Posizione. Andiamo a rivedere. Ecco il Sulito che parte.
vedete come arriva il pallone, addirittura è un tunnel sul numero 11 del compagno. E poi ancora Esulito. Esulito sta cercando di fare la differenza, sempre partendo dall'esterna destra. Ma sta facendo, perché riesce quasi sempre a dribblare e a creare la superiorità numerica. Adesso Esulito sta parlando con Gattarelli. Avrebbe voluto un fallo in occasione di un contatto di poco fa. Mammarella. Coco Wellington. Pochissimo da giocare. Conclusione di Coco Wellington fuori. C'è un fallo del Lido. Fallo Lido di Ostia, dicevamo però di una situazione falli che non porterà certo a tiri liberi. Mancano 7 secondi alla fine. Attenzione a Coco. Attenzione, qui sta un errore grave. Giocatore che cade a terra, poi ci prova Esulito, e anche lo stesso Esulito non approfitta però di un'occasione colossale. Andiamo a rivedere. Sì, Esposito è scivolato qua. Sì, scivola il numero 3 Esposito. Va alla conclusione Esulito, sembrava gol fatto. E invece bravo Di Ponto. Partita pressoché esaurita. Primo tempo che va in archivio con però questa deviazione da parte di Ghi sullo scadere del tempo. Incredibile, incredibile. Andiamola a rivedere pressoché a gioco scaduto, a tempo scaduto. Andiamo a rivedere cosa accade con Roberto Matranga, che si guarda i suoi come per dire siamo stati dei polli. Andiamo a rivedere, eccola qui. Vedete che grande giocata da parte di Ghi in posizione centrale, non arriva Di Ponto. È l'1-1 pressoché allo scadere della prima frazione di gioco, con Ghi che dice andiamo, adesso cerchiamo di andare a conquistare magari anche qualcosa di più nel corso del secondo tempo. Primo tempo che ci ha detto di una Acqua e Sapone che ha cercato fin dall'avvio di mettere sotto gli avversari. Gioco sicuramente bello, quello della squadra di Massimiliano Bellarte, pressing alto, tutto bene, ma non trovano la porta, non trovano il gol del vantaggio. Invece dall'altra parte un paio di ripartenze importanti, poi il fallo da rigore di Mammarella, quindi l'1-0 direttamente da dischetto per il Lido di Ostia, e nel finale poco fa, come abbiamo potuto vedere, il pareggio di Ghi. Guarda, poco produttivo il gioco dell'Acqua e Sapone, ha spinto moltissimo nel primo tempo, però poi alla fine è andato sempre a cozzare contro la difesa. Ricordiamo un paio di occasioni molto importanti da parte del Lido di Ostia, con due parate di Mammarella nell'uno contro il portiere clamorose. Chiaramente il risultato è giusto per quello che riguarda il primo tempo, sarebbe stato troppo per il Lido di Ostia, sarebbe stata una beffa per l'Acqua e Sapone, che ha spinto, ma deve dare più profondità al gioco e deve, secondo me, attaccare con più velocità, come diceva Bellarte. A questo punto chiedo a Pietro Sollecchia di inquadrare questi ragazzini che sono il futuro del futsal italiano, che stanno giocando tra primo e secondo tempo. Noi approfittiamo, dopo aver visto queste giocate fantastiche dei ragazzini di 5, 6 o 8 anni, noi a questo punto però diamo la linea alla regia per un breve stacco pubblicitario, ci risentiremo per interviste e la ripresa, e vedremo chi avrà la meglio. A fra poco. Di nuovo in diretta dal Pala di Fiore di Ostia, 1-1 alla fine del primo tempo tra Lido di Ostia e Acqua e Sapone. I gol di Rocha sul rigore, qui il vantaggio quindi dei padroni in casa, e poi il pareggio di Ghi praticamente alla sirena. Questi sono gli altri risultati della decima giornata: Meta Catania Aniene 7-4, Caos Mantova Avellino 5-10, Pescara Petrarca Padova 5-2, Fel di Eboli Latina 9-2, Real Rieti Came Dosson 2-3. Questa è una delle sorprese di giornata. Lido di Ostia la stiamo vedendo 1-1 e CDM Genova Arzignano 1-2. Questa è una sfida salvezza, sfida importante. A proposito di sfide salvezza, dobbiamo dire di un Lido di Ostia che fin qui quelle importanti in casa le ha perse, sia con Genova che con Arzignano. Sì, è una squadra molto giovane, tanti ragazzi italiani, però oggi, perlomeno per questo primo tempo, ha tenuto testa a una corazzata come l'Acqua e Sapone, che ha avuto, diciamo, anche un po' di fortuna per il pareggio
all'ultimo secondo proprio del primo tempo sul calcio d'angolo, una disattenzione difensiva, una gran giocata di Ghi che è riuscito poi a metterla all'incrocio dei pali. Qui vediamo il gol di Rocha su rigore, vantaggio del Lido di Ostia. E poi arriverà praticamente a tempo scaduto la deviazione vincente di Ghi. E qui possiamo dire ingenua, però il Lido di Ostia si è fatta sorprendere praticamente a tempo scaduto. Sì, forse probabilmente hanno pensato che non ci sarebbe stata l'occasione, invece Ghi è stato molto bravo a girarla, anche non in maniera perfetta, però efficace, è finita sotto l'incrocio dei pali, non era potente ma era precisa. Intanto abbiamo visto Roberto Matranga, l'allenatore del Lido di Ostia, piuttosto concentrato per l'avvio di questa seconda frazione di gioco. Dall'altra parte Massimiliano Bellarte passeggia davanti alla sua panchina e avrà chiesto sicuramente tutt'altra prestazione alla squadra dopo un primo tempo, sì, d'accordo al comando, ma senza gol. Gol che è arrivato soltanto all'ultimo respiro. E vedremo adesso invece l'atteggiamento tattico da parte della squadra abruzzese. Ha attaccato molto il primo tempo, non ha creato tantissimo, però ha tenuto sempre il pallino del gioco in mano. Mentre si mettono a posto le porte, anzi le reti, in questo momento delle due porte, e quindi si lavora, gli inservienti al lavoro per poter mettere a posto in sicurezza, diciamo così, il parquet qui del Pala di Fiore. Tutto pronto, o almeno così sembra, stiamo parlando anche col cronoman. Anzi, in questo caso è un crono woman, perché parliamo di Alessandra Carradori della sezione di Roma 1. Tutto pronto per l'avvio della seconda frazione di gioco. E allora, gustiamoci questa partita, una partita importante in chiave salvezza, ma altrettanto importante anche in chiave prime posizioni, perché l'Acqua e Sapone vuole risalire. Barra. Motta, Rocha, Gattarelli, circolazione del Lido di Ostia, rimessa laterale subito però dell'Acqua e Sapone con Calderolli, bagnato, probabilmente ci vuole lo spazzolone per asciugare. Calderolli alla rimessa da sinistra, inservienti pronti a rientrare sul parquet, decisamente pronti. Stanno correndo. Ecco che si asciuga il parquet proprio davanti alla nostra postazione. Con veemenza si asciuga il parquet. Con decisione. Il bello del calcio a 5. Spazzolone. Lo spazzolone del calcio a 5 di Massimo Ronconi. Coco Wellington. Nicologi, Calderolli, Coco Wellington ci ha provato col suo sinistro potente. Ancora una volta ben disposta la difesa del Lido di Ostia, che riesce a respingere la conclusione. Ancora Acqua e Sapone in avanti con Calderolli, le sue finte. Torna sui suoi passi, buono l'attacco di Motta, fa retrocedere il giocatore fin da Mammarella. Poi Coco, Nicologi, autore di una buona prestazione nel primo tempo, e anche questo è un assist fantastico. Poi lo scarico all'indietro per Coco, riparte invece Rocha che in profondità centralmente andava a ricercare Capitan Barra. Sì, qui ha tentato troppo, no look, una ripartenza, ha sorpreso lo stesso capitano. Esattamente. Ghi contro Gattarelli, Calderolli, Nicologi, uno contro uno. Nicologi, palla sul destro, era un assist centrale all'inizio di Ghi o Calderolli, pallone che viene messo in fallo laterale. Buono l'avvio da parte dell'Acqua e Sapone, che vuole passare in vantaggio e quindi ribaltare il risultato. Partito come il primo tempo,
fisso all'attacco, un Lido di Ostia che è lì a difendere, bravo ancora Ghi. Bravissimo Ghi a girarsi con prontezza, ma di punto è attento. Rivediamo, vedete la bella parata dell'estremo difensore del Lido di Ostia. È pericolosissimo Ghi, perché non devi dargli il corpo, però se anche staccato riesce a fare queste giocate diventa quasi immarcabile. Centralmente Coco Wellington andava a ricercare ancora Ghi, e questo invece è Gattarelli che fa partire sulla sinistra Rocha. Ottima l'azione del Lido di Ostia, qui Rocha non ci ha creduto, è rimasto troppo basso, poi non ha impattato, non è andato a prendere il pallone con la giusta coordinazione. Esulito le sue finte Calderolli, ancora possesso palla a Questapone. Gesolito riesce quasi sempre a liberarsi dell'uomo e a creare la superiorità numerica, e qui ci ha provato ancora Ghi. Un po' lenta qui la marcatura di Gattarelli, lento anche a ripartire il Lido di Ostia. Non c'è fallo di Nicologi su Barra, scivolato il numero 20-21 della formazione di casa. Riparte ancora la Questapone. Basso c'è Nicologi, si va invece da Isolito. Possesso palla però Lido di Ostia, mentre tra poco rientrerà sul parquet Lutta, maglia numero 22 nel Lido di Ostia. Dall'altra parte Bellarte manda sul parquet Capitan Murillo e dà un po' di fiato a Calderolli. Nicologi, Isolito. Ancora Nicologi, finte, scarico, Esulito all'uno contro uno. Bravo ad aprire il gioco su Murillo, capitano. Ancora Nicologi, non rischia, cerca di non rischiare, meglio. L'acqua e sapone, perché invece riparte Motta. E poi c'è questa nuova ripartenza dei giocatori di Bellarte. Fallo netto da parte di Barra su Esulito, arriva anche il giallo per il capitano del Lido di Ostia. Giustissimo, bellissimo qui l'intervento di Murillo, poi questo fallo di Barra merita il giallo, così come avrebbe meritato Ghi in precedenza sul fallo su Gattarelli. Intanto vediamo molto attivo Roberto Matranga con i suoi suggerimenti, in particolare adesso per Esposito, che probabilmente tra poco rientrerà sul parquet. Inquadrato Federico Barra, ammonito. Pronto anche Coco Wellington, tra poco lo rivedremo in campo in casa Acqua e Sapone. Tanto grande risultato della Camedosson, che è andata a vincere a Rieti 3-2. Camedosson, sì, Camedosson che diventa una delle outsider del campionato. Non è una sorpresa. Camedosson che gioca bene. Esulito centralmente, e poi la puntata di Ghi. Splendida azione, splendida parata di Mammarella. Ma non ci sorprende Mammarella. Mammarella è un giocatore del quale parleremo sempre volentieri. Andiamo a rivedere intanto qui la battuta di Ghi. Ripartenza poi Lido di Ostia, arriva la conclusione da parte di Motta, ed è pronto come sempre Mammarella, e qui non trova invece l'impatto con il pallone Rocha. Qui si vede anche un po' la differenza dal punto di vista tecnico, mentre i giocatori dell'Acqua e Sapone, attenzione, Nicologi prova a sfondare. A proposito di Camedosson, ricordiamo anche che il Camedosson ha battuto l'Acqua e Sapone, proprio l'Acqua e Sapone 4-2 in casa, adesso va a vincere in casa del Rieti, qualcosa significherà. No, ma è una squadra che ha avuto parecchie assenze all'inizio, ha perso solo 1-0 a Pesaro, prima proprio della Champions del Pesaro, anzi ricordiamolo, la grande prestazione della squadra di Colini, che ha sfiorato l'impresa di andare a vincere il girone per andare in Final Four. Invece tornando al Camedosson, 19 punti attualmente in classifica, sale sempre più. Nuova conclusione ottima da parte di Ghi, dobbiamo dire però di un Di Ponto che sta giocando un'ottima partita.
No, benissimo, Di Ponte ha parato quasi tutto, solo il gol di comunque Ghi è veramente incredibile, perché è sempre in movimento, per cui diventa anche complicato marcarlo. Murillo, pallone messo fuori dal solito Gattarelli. Ottima partita anche da parte del numero 4 del Lido di Ostia. E non è semplice marcare un giocatore come Ghi, eh? Murillo, Nicologi e Esulito. Coco Wellington non rientra perché c'è Calderoli che va alla battuta con Gattarelli, che prova a murare, poi mette il pallone fuori. Calderoli, Nicologi, palla sul sinistro, poi rientra, cerca ancora Calderoli, due su di lui, all'indietro c'è Nicologi alla battuta con il destro, sorprende stavolta Di Ponte, vantaggio a questa Sapone 2-1, molto sofferto, completata la rimonta, ribaltato il risultato, giocatori abruzzesi che vanno, come vedete, a festeggiare insieme con Massimiliano Bellarte, mentre riapprezziamo ancora il destro da parte di Nicologi che fulmina Di Ponte. E qui si è fatto sorprendere, però c'è da dire che spesso e volentieri questi raddoppi orizzontali da parte del Lido di Ostia sono pericolosi, perché altrimenti non recuperi attenzione al fallo di Gattarelli. Fallo di Gattarelli non visto su Esulito, prosegue l'azione con Calderoli all'indietro, ancora per Esulito. E lo stesso Esulito è bravissimo sulla azione di Lutta a mettere il pallone fuori e non farlo partire. Si lamenta Esulito proprio il fallo di Gattarelli. Richiamata la panchina del Lido di Ostia. Esposito. Lutta, Barra, fallo di Murillo. Rocha, riparte ancora il Lido, stavolta a sinistra con Lutta all'indietro, rischia qualcosa Rocha. Esposito, c'è il pressing alto da parte dell'Acqua e Sapone che torna subito in possesso. Ne sei in difficoltà l'Ostia. Dobbiamo fare i complimenti però al Lido di Ostia, al di là del risultato, perché ha giocato alla pari fin qui contro una delle corazzate del campionato. Ma indubbiamente dal punto di vista tattico l'ha preparata molto bene Roberto Matranga. Certo, prendere gol proprio in quell'occasione. Fallo di mano netto di Rocha. Ammonito? Sì. Scatta il cartellino giallo. Punizione sicuramente, non so quanto volontario, però ammonizione. C'è l'ammonizione di Rocha. Sul pallone Capitan Murillo. Adesso segue impassibile il confronto Massimiliano Bellarte. Massimiliano Bellarte contento del fatto che i suoi siano passati dallo 0-1 al 2-1 a favore. E non era facile con il Lido di Ostia di stasera. Coco Wellington. Calderoli, Coco Wellington, Murillo. Ancora Murillo. Esulito. Calderoli. Palla sul destro, poi sul sinistro. Prova a portare a spasso Esposito. Di Ponte non trova compagni. Vede Rocha. Mentre Matranga chiede profondità ai suoi. Lutta. Barra, Rocha, Esposito, anticipato da Calderoli, rimessa però a Lido di Ostia. C'è da segnalare che ci sono due assenze importanti, due squalifiche per l'Acqua e Sapone, ma sì, ci sono tre assenze ancora più importanti, perché qui abbiamo visto Schacher che non ha mai giocato, Renghifo non ha mai giocato e manca anche Cutrufi. Sono in lista, ma sappiamo che non sono certo in buone condizioni fisiche. No, non hanno visto campo, per cui alla fine sono tre assenze importantissime per una squadra come il Lido di Ostia, che non è che è dotata di un roster straordinario. Murillo, Esulito, Wellington. Suggerimenti ancora di Matranga, molto attivo. Chiama all'ordine i suoi, soprattutto alla concentrazione, cerca di spiegare che la partita è lunga
e Lido c'è. Adesso Esulito ha cercato Murillo in posizione di pivot. Barra fa ripartire il Lido di Ostia. Esposito, va da Roccia, lotta ancora Esposito, prova a saltare Esulito, compito difficile. Esulito poi lascia il parquet perché c'è pronto Nicologi. Eccolo Nicologi, ottimo stop il suo, uno dei fuori classe del campionato italiano. Non passa Calderolli, c'è lotta, guadagna qualche metro. Rimessa a Lido di Ostia. Qui non capisco perché in superiorità numerica non prendono il centro del campo, ma continuano a giocare sulla parallela, così facendo aiutano la fase difensiva. Lo stesso Roccia allarga per lotta che sbaglia tutto. Murillo guadagna la rimessa. 12 minuti e 40 secondi ancora da giocare. Si rimane sul 2-1 a favore dell'Acqua e Sapone sul Lido di Ostia, un 2-1 che ribalta completamente l'1-0 iniziale. 1-0 iniziale arrivato su rigore. Rigore realizzato da Roccia, poi il pareggio di Ghi, il vantaggio con Nicologi nel secondo tempo. E adesso l'Acqua e Sapone comanda e soprattutto cerca di gestire. Vedete la finezza di Coco Wellington in avanti. E poi Calderolli provava l'assist, ha provato un assist all'indirizzo di Nicologi, lo stesso Nicologi rientra. È difficile ora fare gioco per il Lido di Ostia. Si gioca a 100 all'ora, eh? Barra. Lo scarico per Motta. Si lamenta Esposito che avrebbe voluto un pallone più avanzato. Eh sì, è stata una buona occasione, con intelligenza Motta ha messo il pallone non sul secondo palo ma un po' leggermente indietro, invece Esposito aveva attaccato il secondo palo. Ghi, grande ancora la sua giocata, la sua velocità di gamba, andiamola a rivedere. Eccolo, vede la finta, poi scarico di sinistro, destro e sinistro indifferentemente proprio. Barra. Roccia. Gattarelli, riparte Murillo, attenzione a questo 3 contro 2, sbaglia Murillo, torna in possesso, scarica su Nicologi, Nicologi palla sul destro, sotto misura, pallone per Calderolli, Calderolli che non ha potuto deviare verso la porta avversaria. Adesso è Roccia contro Mammarella e Mammarella riparte da solo, Mammarella che mette il pallone fuori, a terra c'è Murillo, si tocca la caviglia sinistra, il capitano dell'Acqua e Sapone. Disperato Roberto Matanga qui, neanche ha calciato, alla fine ha perso il pallone a forza di fintare. Era un'occasione straordinaria per il Lido di Ostia. Quando giocavamo si diceva si è marcato da solo. Qui veramente Calderolli, palla sul secondo palo da parte di Nicologi, Calderolli l'ha tirata fuori dalla porta, incredibile. Vedete il problema alla caviglia sinistra per Capitan Murillo. Potrebbe essere un'assenza importante, dovesse uscire. Grinta di Roberto Matranga. Suggerimenti. Rimani alto. Vuole una squadra a trazione anteriore. E qui intanto andiamo a rivedere il contatto tra Barra e Murillo, quello che poi è costato il problema alla caviglia sinistra al capitano dell'Acqua e Sapone. E comunque partita ancora aperta, eh? Lido di Ostia non demorde, tenta di recuperare. Sta giocando bene il Lido di Ostia alla pari con l'Acqua e Sapone, l'abbiamo detto, una delle squadre più forti del campionato italiano senz'altro, ma Lido di Ostia c'è, Lido di Ostia dimostra di poter giocare tranquillamente per la salvezza, per la permanenza del campionato di Serie A. Ricordiamo, è una matricola, una neopromossa. Con 8 punti già nel carniere, che non sono pochi. Seguiamo questa circolazione, anzi questo suggerimento per Roccia.
Rocha che era marcato da Coco Wellington, hanno voluto forzare questa giocata. Acqua e Sapone subito nuovamente in possesso, da giocare 11 minuti nel corso della ripresa. È la decima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, turno infrasettimanale. Si gioca ad Ostia, al Pala di Fiori. E al Pala di Fiori, risultato attuale, Lido di Ostia 1, Acqua e Sapone, Città Sant'Angelo 2. Siamo quasi a metà del secondo tempo. Esposito. Coco Wellington, lo scarico per Ghi. Rimane basso Rocha, ne è entrato. Risulito. Attenzione Ghi, riparte il Lido di Ostia con Esposito. Suggerimento per Gattarelli. Si rende pericolosa la squadra di Matranga. Troppo orizzontale gli scambi Attenzione a Ghi che non trova l'impatto con la sfera. Gli scambi dell'Acqua e Sapone possono tentare di intercetto i giocatori dell'Ostia. Tornano subito in possesso nonostante la mancata precisione, il mancato duetto tra Risulito che abbiamo di fronte e Ghi. Tanto abbiamo visto l'azione di poco fa e ora seguiamo però Ghi. Cede a Coco Wellington. Da solo, fermato in fallo laterale da Gattarelli, non vuole il cambio, Ghi vuole rimanere sul parquet. Bravissimo Gattarelli qui, ha perso il tempo e invece è riuscito a recuperare con la scivolata e a murare Ghi. Coco Wellington, Risulito, ottimo pallone nel mezzo. Stavolta Ghi divora l'assist perfetto del compagno. Vedi il cambio, questa volta forse sarebbe stato meglio farlo un attimo prima perché ha messo una gran palla Risulito. È delizioso il passaggio. Grande giocata dell'Acqua e Sapone. Lutta. Bravo Rocha a fermarlo. Minutaggio anche per Rocha. Sì, Rocha sono già diversi minuti che è sul parquet, circa 5. Ci fa piacere vedere insomma nuove forze fresche sul parquet, anche perché qui parliamo di un giocatore classe 98. Figlio di Christian, ho avuto il piacere di allenare. E poi nipote di Edgar Bertoni, Edgar e di Rodrigo. La famiglia di Rocha. Calcio 5. Insomma, una famiglia di calcio. Conosce 5. Bene queste dimensioni di gioco. Pronto Esposito per il Lido di Ostia a far riprendere il gioco. Inservienti sul parquet, nuovamente tutto ok, possiamo giocare e allora seguiamo Lutta. Può ripartire il Lido di Ostia, lo fa con Lutta. Rocha, Barra, buono il suo controllo. Poi però si fa soffiare palla da Calderoli, non c'è fallo del capitano del Lido di Ostia. Torna in possesso allora la squadra di casa. Anche lui figlio d'arte, figlio di Riccardo Barra, grandissimo giocatore. E poi vedete che Motta si fa fermare da Coco Wellington. Altri suggerimenti da parte di Roberto Matranga, tra poco magari lo ascolteremo. Intanto Lutta prova a far salire la squadra da destra. Devo dire che adesso l'Acqua e Sapone ha preso bene le misure al Lido di Ostia. Il Lido di Ostia che fa una grande fatica ad avvicinare la porta avversaria. Sì, soprattutto in uscita palla va in difficoltà, non ha una grandissima tecnica. Ci sono giocatori più di peso, di sostanza che di tecnica. Blocco da parte di Rocha. E Rocha sta dando si sta giustificando nei confronti della direzione di gara, che naturalmente non cambia idea. Nicologi sorride, Massimiliano Bellarte dà qualche suggerimento, ma come vedete
gioco che riprenderà con la punizione a favore del Lido di Ostia. Barra dà qualche suggerimento al compagno. Esposito lascia il pallone perché arriva una conclusione potente da parte di Motta. Ci mette il piede. E ancora una volta però Mammarella è pronto. Guarda che è stata una parata difficile, ha visto all'ultimo, è riuscito a metterci il piede. Mammarella è sempre un fuori classe. Non possiamo sempre fare questo, dice Roberto Matranga, non possiamo sempre tirare da fuori, dobbiamo cercare di entrare meglio dentro. Queste le sue parole, lo abbiamo vicino. Tanto Capitan Murillo nell'acqua e sapone rientra, fuori Rocha. Eccolo Murillo, Calderolli, adesso vuole una squadra chiusa, Matranga. Pochi suggerimenti da parte di Bellarte, anche perché comanda l'acqua e sapone, ma comanda non soltanto per il risultato, ma sta rischiando zero in questa fase. Poco Wellington, Murillo, Calderolli, Nicologi. Vi stanno portando fuori, adesso urla Roberto Matranga ai suoi altri suggerimenti. Murillo, Nicologi, Coco Wellington. Ci ha provato addirittura con una finezza Murillo. Non è il caso sul 2-1. Lutta, Barra, Esposito. La manovra del Lido di Ostia che guadagna l'angolo da destra. È un buon Lido, è un buon Lido, soprattutto se andiamo a vedere la classifica che diceva prima di questa partita. La squadra sta tenendo botta contro una grandissima come l'Acqua e Sapone. Prova a fare quel che può, a trovare delle soluzioni offensive. Motta. Bravo Nicologi. Poi il colpo di testa di Calderolli. All'indietro per Mammarella, prepara l'assist, non trova l'aggancio Calderolli che spreca così, stanco, anche il numero 9 della questa sera. Mentre rientra ancora Ghi sul parquet. Barra, seguiamolo, c'è largo Rocha a sinistra, Barra da solo, su Murillo, lotta tra capitani, alla meglio l'acqua e sapone, si rifugia però in angolo. Sì, ma non può attaccare in due il Lido di Ostia, due giocatori qui fermi ad aspettare, e due contro quattro è difficile che tu riesci a dare alla conclusione. Partita aperta, 7 minuti e 24 secondi di gioco ancora da vedere, ci prova il Lido di Ostia, non potrebbe essere altrimenti. Rocha, costretto all'indietro su Di Ponto, abbassiamoci dice Matranga, diamo una mano al portiere, poi Mammarella. Sbaglia, l'abbiamo detto, è stanco Calderolli, molto stanco, ma deve rimanere sul parquet. Pochi cambi anche in casa a questa volta. Di Ponto, Barra e Calderolli in avanti. Riparte ancora il Lido con Rocha. Era buona questa soluzione, se avessi capito prima Barra le intenzioni del compagno. Pensieroso Bellarte. Esulito. Seguiamo Ghi. Prova sul lancio troppo profondo di Murillo a tenere sul parquet il pallone. Poi Rocha fa ripartire il Lido di Ostia, si abbassa, Lutta, riceve. Gattarelli, uno dei più positivi in casa Lido di Ostia. Soprattutto Rocha, per il compito che aveva quello di marcare Ghi, che è sicuramente un brutto cliente. Di Ponto, seguiamo Lutta, si porta il pallone sul sinistro, c'è Murillo, lo sposta di potenza. E poi ancora Murillo, ha visto molto bene Ghi, subito attaccato fallosamente da Gattarelli. Punizione, acqua e sapone da giocare, 6 minuti e 6 secondi di gioco,
Acquasapone rimane avanti 2-1 sul Lido di Ostia. È la decima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. È un turno infrasettimanale, un turno che ci ha detto del successo esterno della Camedosson, quindi dei veneziani, sulla Real Rieti. Anche una grandissima vittoria da Santa Badavellino a Mantova, una squadra che ha fatto finora molto bene, abbastanza netta, 10-5 addirittura. Il successo degli Irpini, la Feldi che dilaga contro il Latina. Di qui adesso Calderolli direttamente sul fondo. Suggerimenti continui da parte di Matranga, che vuole i suoi sempre in partita alla ricerca del pareggio. Gattarelli, Esposito, Rocha, c'è l'attacco di Calderolli, Rocha prosegue da solo, scarica su Gattarelli, Motta, Esposito, la finta di Gattarelli permette a Rocha un suggerimento centrale. Stanca anche l'acqua e sapone adesso, non sbagliando. Abbiamo visto molto stanco Calderolli poco fa, in particolare. Adesso Rocha ha toccato duro, lo stesso Rocha, mentre Matranga chiede di giocare con calma senza forzare. E arriva alla conclusione potente, ma fuori, dei giocatori di casa. Dall'altra parte si va alla ricerca del solito Ghi. Sono curioso di vedere se proverà il portiere in movimento da qualche minuto. Gran palla. Adesso c'è il pareggio. C'è il pareggio del Lido di Ostia. Pareggio che definiamo meritato, perché stava giocando solo la squadra di Matranga in questi ultimi minuti. Arriva con Motta al 2-2. Un 2-2 sì, meritato, ma adesso sarà tutta da vivere. 4 minuti e 58 secondi ancora da giocare e vedremo se ci sarà la reazione dell'Acqua e Sapone. Qui rivediamo la perfetta azione dei padroni di casa. Vedete che assist perfetto. E dobbiamo dire però, per una volta, diciamolo, che si fa sorprendere Marmarelli. Sì, è colpevole in questa occasione. La giocata era molto bella, il tiro non era un granché. Era prevedibile il tiro, la giocata perfetta. Bellissima palla sua parallela, poi ha calciato di prima intenzione. Forse è stata quella un po' la sorpresa, ci è andato un po' morbido Mammarella, la palla è passata sotto. Ha avuto il merito Roberto Matranga di crederci, adesso sta cercando di spingere la squadra oltre l'ostacolo. Ancora un Lido di Ostia in avanti, attenzione a Gattarelli e poi splendida giocata. Ancora Lido di Ostia in avanti, ci prova di nuovo Motta, in grave difficoltà l'Acqua e Sapone. Grandissima giocata qui di Gattarelli con la punta, Mammarella si rifà e va a mettere la palla in calcio d'angolo. Ci sorprende l'Acqua e Sapone, sta soffrendo tanto con il Lido di Ostia. Nicologi, Murillo, Calderolli, Nicologi prova la giocata individuale e poi sotto misura già prova anche Ghi. Serve una giocata, serve una giocata alla Quesapone se vuole i tre punti. È un portiere in movimento, intanto l'abbiamo visto mille volte ormai con Bellarte. Time out, vediamo. Tra poco ascolteremo ancora le parole di Bellarte, mentre pallone che finisce fuori. Ghi, o meglio Murillo, provava a sfondare sulla sinistra. C'è il time out e noi tra poco ascolteremo Massimiliano Bellarte ai nostri microfoni. Queste sono le ultime opportunità. Ora le parole del tecnico dell'Acqua e Sapone. Dai. Ghi, vieni per Cocco. Vieni. Oh. Scinà, io voglio poi 4 cagnoni. Vedo? Cocco lavora qua. L'unico destro che sta qua sotto, che è Cino, va bene? Quando la palla arriva qua, tenta sempre di sovraccaricare, capito? Come se finti un calcio. E questo taglia, va bene? Qua si mette Murillo. Anzi, qua si mette Nico, qua sul fondo. E Murillo e Jesus qui, va bene? Tu vira e poi giochiamo. Se la palla entra qui, tu attacchi. Io taglio quando do, un Cocco mi dai nele, no, o entra no, 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 no
Dai ragazzi. Andiamo ragazzi, andiamo. Abbiamo ascoltato le parole internazionali da parte di Massimiliano Pilastri. Portiere movimento, ha pagato tante volte. A me non piace questa soluzione perché secondo me è uno sport diverso dal calcio a 5. Il calcio a 5 deve essere bravo nei 40 minuti, non negli ultimi 2 o 3. Però è permessa, è una regola anche rischiosa, bisogna dire, perché è una regola molto rischiosa. Vabbè, molto, vediamo. Molto rischiosa non sempre porta frutti, anzi a volte fa dilagare le squadre avversarie. Sì, dipende dalla qualità sia difensiva che di tecnica di chi. Intanto però andiamo a dire che è esulito il portiere di movimento, che adesso riceve il numero 10, quindi acqua e sapone, che gioca tutta in avanti questi ultimi minuti alla ricerca del gol del vantaggio, con 3 minuti e 42 secondi all'epilogo. Murillo, esulito. Murillo, Calderoli, esulito. Stanno perdendo un po' le distanze i giocatori di Matanga. Wellington, Calderoli, esulito. Ancora Coco, Murillo, esulito. Errore grave da parte di Nicologi, torna tra i pali Mammarella. Subito il suggerimento per Esposito, rischia la questa buona. Gran palla qui, intelligente, stava guardando indietro, palla a Lucca sul secondo palo, non ci è arrivato Esposito, deve soffrire il Lido di Ossia, mancano 3 minuti. 3 minuti di fuoco mentre rientra ancora esulito, tutta l'acqua e sapone in avanti, quindi tutti i giocatori di movimento. Ecco l'esulito, le sue finte, poi Coco Wellington si allarga e riceve. Ancora Murillo e poi ci prova Nicologi. Ma Calderoli era liberissimo sulla sinistra. Passa troppo facilmente questo pallone, perdono un po' le distanze. Gli era successo anche contro l'Aniene di prendere 2 gol col portiere in movimento alla squadra di Matanga. Wellington. Ancora il numero 18, va lui alla conclusione. La respinta di Di Ponto, ci prova il Lido di Ostia. Non inquadra lo specchio della porta avversaria, c'è ancora esulito sul parquet. Attenzione, rischia la questa pone. Murillo, evidentemente vuole la vittoria a tutti i costi. Massimiliano Bellarte, Coco Wellington. Nicologi, Coco Wellington, sotto misura, non arriva la deviazione di Calderoli. Rientra Mammarella, non rientra Mammarella, è entrato Ghi. Mammarella dà indicazioni come se fosse il secondo di Bellarte. Beh, ormai o meglio è il secondo di Bellarte. Murillo, Coco Wellington, Murillo, Ghi. Esulito centralmente, Ghi non trova la deviazione, attenzione perché c'è il vantaggio del Lido di Ostia. Lido di Ostia che passa in vantaggio 3-2 a 1 minuto e mezzo dalla fine grazie a Rocha. E a questo punto guardate la faccia inequivocabile da parte di Stefano Mammarella, il portiere di movimento, non ha portato risultato. Manca ancora 1 minuto e 35 ed è tantissimo in questo sport, qui veramente troppo forzata la giocata. Bravo Rocha qui con l'esterno destro da lontanissimo. Vantaggio del Lido di Ostia, un risultato pesante in chiave salvezza. Lido che sale a quota 10 momentaneamente. E allora esulito, che poi deve correre per far rientrare in porta Mammarella. Da giocare poco più di un minuto. Può spendere ancora un fallo tra l'altro il Lido di Ostia. Lottano Barra e Murillo, i capitani. Rientra esulito sul parquet come portiere di movimento.
Coco Wellington. E poi l'angolo da sinistra a favore ancora dell'Acqua e Sapone, un'Acqua e Sapone che deve affrettare i tempi. Ghi. Pallone messo fuori, spazzato letteralmente dal Lido di Ostia. 55 secondi alla fine. Si lamenta Cattarelli, voleva una deviazione su questa. Chiama lo schema Coco Wellington. Nervosissimo Bellatte in panchina, esulito ancora Coco. Qui avrebbero voluto possesso palla quelli del Lido di Ostia, invece si riprenderà ancora con l'Acqua e Sapone in avanti. Ammonito per proteste, sembrava ci fosse stato l'ultimo tocco da parte di un giocatore dell'Acqua e Sapone, perlomeno dalla nostra postazione, e invece come avete visto è stato ammonito Motta. Seguiamo esulito Ghi, Murillo, Ghi, e c'è il pareggio dell'Acqua e Sapone a 40 secondi dall'epilogo. E qui gran sassata di Ghi, fortunato perché vince un rimpallo, poteva sembrare addirittura una palla pericolosa. Qui Ghi l'aveva detto alla vigilia, sarò io a risolverla. Incolla perfettamente, non c'è bisogno neanche della correzione di Nicologi sul secondo palo, ed è 3-3. Ma è tutta da giocare, 38 secondi. Tutta da giocare ancora, tutta da vivere. Vedremo chi avrà la meglio, perché nel corso dell'ultimo minuto e mezzo, due gol. Adesso, Murillo. A terra Calderoli è stanchissimo, l'abbiamo detto più volte. Adesso si tocca la caviglia sinistra, problemi per lui. Rientra Barra davanti per cercare di tenere palla, anche un pareggio sarebbe un grande risultato per il Lido di Ostia. In caso di possesso palla sicuramente ci sarà il portiere di movimento in casa a questa Sapone, perché è pronto esulito Mammarelli e va a pressare per evitare il portiere di movimento. Murillo, attenzione, ha preso campo sulla destra, Murillo, due su di lui, Murillo scarica mentre c'è esulito sul parquet. Le finte di Ghi, Ghi va alla conclusione, il vantaggio dell'Acqua e Sapone a 11 secondi dal termine. Abbiamo visto la tripletta di Ghi e poi vanno a festeggiare i giocatori dell'Acqua e Sapone. In pochi secondi la gara viene ribaltata e l'avevamo detto, non è finita, purtroppo per il Lido di Ostia è una beffa. Qui Ghi è ancora una volta bravissimo, tripletta per il numero 11, grandissimo che gol, che qualità, grandissimo gol, è una beffa per il Lido di Ostia, ha giocato una grande partita, però questo sport è così. Il portiere di movimento cambia completamente le partite. Tu giochi per 38 e poi non serve nulla. Sentiamo Roberto Matranga. Abbiamo il tempo di fare una giocata, ok? Abbiamo il tempo di fare una giocata. Quella con il giro perdiamo troppo tempo, quindi mandiamo subito Motta e sull'angolo. E dall'altra parte la stessa cosa. La facciamo girare una volta, la mettiamo dall'altra parte, palla dentro, guardiamo se c'è il taglio o la mettiamo in mezzo al rimorchio, calciamo. Quindi palla lunga su Motta. Ok. Palla lunga sull'angolo di Motta. Dai raga, dai. Palla lunga sull'angolo di Motta. Adesso l'andremo a vedere. Va a giocare pure lui col portiere di movimento. C'è lutta, maglia numero 22, maglia rossa per il portiere di movimento proposto dal Lido di Ostia. Ultime parole invece di Massimiliano Bellatte, che ha chiesto chiaramente ai suoi di reggere, non facciamo altri errori e cerchiamo di portare a casa questi tre punti. Qualche protesta per il crono, da giocare come vedete 12 secondi ancora, situazione falli 4-2, 4 quelli commessi a Lido di Ostia, 2 per l'Acqua e Sapone. Non ci saranno tiri liberi, da giocare pochissimo. Seguiamo però Lido di Ostia. Rocha, Esposito, si va a destra e poi ancora Esposito, ci ha provato Esposito, 6 secondi. Che occasione, era entrato il pallone in mezzo. Mammarella, colpo di testa di Lutta, con 4 secondi ancora da giocare, è quasi fatta, direi così. E io credo che danno la palla al portiere. Questo è Nicologi. Nicologi mantiene possesso palla e quindi
con grande sofferenza l'Acqua e Sapone batte 4-3 il Lido di Ostia e lo fa adesso, vediamo l'abbraccio tra i due allenatori, Massimiliano Bellarte da una parte, dall'altra parte abbiamo visto Roberto Matranga, un Roberto Matranga al quale vanno i nostri complimenti perché il Lido di Ostia ha giocato alla pari con l'Acqua e Sapone, una delle corazzate del campionato. Io riconosco anche il pubblico, applausi a scena aperta, è stata sfortunata, fino a un minuto alla fine stava vincendo, questo è uno sport strano. Ghia ha rivoltato completamente la partita. Io ringrazio Pietro Sollecchia in regia, ringrazio Massimo Ronconi al commento tecnico, ricordo il risultato finale, l'Acqua e Sapone ha battuto al Pala di Fiori di Ostia 4-3 il Lido di Ostia.